Buongiorno, adesso entriamo un po' nel vivo di quello che è poi l'attività della parte più legata all'Aikido. E quindi iniziamo con l'Aikidazo. L'Aikidazo è letteralmente la ginnastica dell'Aikido. Qualcosa l'abbiamo già vista quando parlavamo di respirazione e Aikido. Ora andiamo a fare tutto quella che è la ginnastica, quindi iniziamo con la mobilità articolare, iniziamo sempre dalle dita delle mani, almeno una decina di volte, movimento lento, poi più veloce, poi un pollice fuori, pollice dentro, poi lavoro sull'articolazione del polso, gomito. Spalla, e poi sull'allungamento, quindi vado ad allungare una mano con l'altra, poi allungo tutta la zona dell'avambraccio, parte posteriore, quindi la zona del tricipite. Continuo con questo allungamento. Il collo. Non estremizzate mai i movimenti, devono essere sempre secondo il vostro massimo. Poi gradualmente lavoriamo su aumentare la scioltezza, ma sempre su un corpo caldo, quindi non da subito tirarsi troppo le braccia, tirare troppo il corpo. Sempre movimenti da prima dolci, poi man mano si può cercare una progressione del movimento. Non si fa tutto in ginocchio, si può fare anche da seduti su una sedia, e questo è quello che di solito facciamo a lezione, anche perché magari al ginocchio possono esserci delle allergie. Allora, abbiamo lavorato sulla parte alta del corpo, andiamo a lavorare sulla colonna, quindi con movimenti di torsione, movimenti di flessione, anche qui almeno 4 o anche 8 volte, e poi rotazione completa prima da una parte, poi dall'altra. Andiamo a fare gli esercizi di allungamento, sempre su tutti e due i lati. Poi distendiamo bene la gamba, posizioniamo il corpo su un lato e poi sull'altro. Provo poi a tirare sulla punta del piede per sentire un allungamento più profondo che arrivi dal tallone al gluteo. Ci fermiamo al centro, la spalla va verso il ginocchio, guardo dietro al centro. Ok, vado a sciogliere bene il bacino da una parte, dall'altra. Adesso andiamo sulle ginocchia. Tutti questi esercizi li posso fare anche seduto su una sedia dove ho adesso mi siedo a terra, ma per rendere l'idea, ad esempio, lavoro sul ginocchio, lavoro facendo muovere
la tibia e disegnando dei cerchi con il tallone, lavoro dell'anca e sciogliere l'anca prendendo ginocchio e tallone, lavoro sulle caviglie sciogliendole, disegnando dei cerchi con le punte dei piedi. Ritorno in piedi per fare poi quella che è la parte degli spostamenti nello spazio. Mani e piedi sono uno, possiamo immaginare come se le mani facessero ombra ai piedi. Quindi là dove ci sono le mani ci sono anche i piedi. Da qui facciamo il primo movimento che si chiama Kaiten, che è letteralmente il cambiamento di posizione. Da qui ruoto un piede, ruoto l'altro, ho cambiato posizione della guardia. Quindi ruoto e ruoto. Un altro movimento che nasce un po' da questo è il Tenkan. Ed è molto importante perché è già un movimento abbastanza complesso. E come prima ci permette di spostarci da una linea. Sono qui. Per rendere l'idea, il piede che è avanti e la punta del compasso, la matita e il tallone. Quindi disegno, la punta del piede dietro, un semicerchio con il piede che è dietro, in una direzione e nell'altra. Altro movimento è l'Irimi Tenkan, quindi un passo avanti e un cerchio di prima, un passo avanti e un cerchio di prima. Capite bene che adesso è importante creare la giusta distribuzione del peso per poterci muovere, quindi in una prima fase avrò tutto il peso dietro, ma per girare avrò bisogno che la gamba forte è quella che punta per terra, quindi tutto il peso andrà avanti e giro. A questi esercizi poi ci sono gli esercizi di respirazione e di movimento. Come abbiamo visto prima, l'Ikkyo Undo, inspiro, espiro, il Torifune, inspiro, espiro, e qui abbiamo terminato la Gitalli. Grazie.